E dopo un lungo lavoro fatto dal CDA, in collaborazione naturalmente con i nostri uffici, i nostri collaboratori, un lavoro di ascolto del territorio, abbiamo programmato un progetto locale, di sviluppo locale, dove è stato finanziato con 3 milioni e 700 mila euro. 3 milioni spendibili in questo territorio immediatamente attraverso dei bandi locali che già stiamo provvedendo ad emettere. I primi due bandi che abbiamo emesso, uno riguarda le attività agricole, la trasformazione dei prodotti, la vendita dei prodotti, questo è il focus dove noi abbiamo pensato di spendere queste risorse, sono 420 mila euro, per aiutare quelle aziende che fanno la trasformazione e la vendita diretta per quei prodotti tipici molto richiesti dai nostri turisti. E non solo, ma anche dai locali. L'altro bando che stiamo già lavorando e che è già emesso, le scadenze di questi bandi saranno per il 28 ottobre, e riguarda le attività extra agricole. Questa è una grande novità, è un bando molto interessante, tant'è vero che sindaci di diversi comuni si stanno chiamando per poter fare della programmazione presso i loro comuni per spiegare questo bando, soprattutto perché è un bando molto sburocratizzato, è una domanda semplice, c'è una risposta immediata e sono un primo insediamento alle attività extraagricole di 12 mila euro a fondo perduto. Quindi è una cosa molto semplice, uno fa una domanda, se rientra in graduatoria attraverso il riconoscimento codici Ateco, quasi parliamo di attività extraagricole, quindi codici Ateco, rientra in graduatoria utile, avrà dal AVEPA, che è l'ente pagatore per il Veneto, questi 12 mila euro a fondo perduto in aiuto alle loro attività.